Un buongiorno a tutti, nuovo giro, nuovo impasto e oggi si va direttamente a Napoli con le pizzelle fritte, cioè le montanare, pizzette tipiche della cucina partenopea. Parto da un impasto base della pizza napoletana, utilizzo 182 g di farina, 114 g di acqua, 0,35 g di lievito, 4 g di sale. Creo un'idratazione del 62%, creo un impasto base tipico della preparazione della pizza. Lascio lievitare 3 ore a temperatura ambiente e dopo la lievitazione staglio in panetti, cioè in piccole palline di 30 grammi l'uno, che cercherò di arrotondare e dargli una forma sferica e metto poi a lievitare per ulteriori 3 ore. Lievitazione a temperatura ambiente e dopo 3 ore prendo le mie palline. Operazione fondamentale è cospargerle con un po' di farina per facilitare la stesura. Stendo per bene un lato, giro, stendo per bene l'altro, sbatto bene la farina. È importantissimo togliere la farina perché l'eccesso di farina cadrà nell'olio e mi darà poi problemi nella frittura. Stendo per bene un lato, ristendo l'altro, bucherello il tutto per ottenere una frittura al top. Secondo panetto, ristendo, spolvero con farina, stendo prima un lato, stendo dopo l'altro, sbatto la farina per evitare che l'eccesso mi cada nell'olio e bucherello il tutto. Così. Per la frittura utilizzo esclusivamente olio di girasoli, che porterà una temperatura di 180-200 gradi al massimo. Temperatura ottimale per un'ottima frittura partenopea. A temperatura raggiunta inserisco i miei impasti, le mie pizzelle e faccio friggere per bene un lato, l'altro, bagnando anche la parte della superficie che non ha contatto diretto con l'olio. E friggo per qualche minuto fino ad ottenere un bel colore dorato. Le pizzelle sono degli ottimi antipasti, degli ottimi aperitivi, degli ottimi pranzi, delle ottime pizzette della cucina partenopea, da condire con salsa di pomodoro, spolverata di grana e una bella foglia di basilico. Come già detto, si utilizza la preparazione dell'impasto della pizza e per chiunque non l'avesse ancora visto, c'è un video apposito sul mio canale, seguitemi, seguite il video, per la preparazione della pizza. In questo caso ho utilizzato una farina caputo, che è la farina tipica per la pizza napoletana. Scolo bene il tutto dall'olio. Condisco a piacere e le mie pizzelle sono pronte. Buon appetito a tutti, ragazzi!